Buongiorno, buongiorno. Allora, beh, tanto insomma io sono ancora abbastanza sconvolto, oppure pianto di conseguenza, grazie per le emozioni che mi avete dato. E volevo chiedere, bravi tutti, però in particolare Paola, e volevo chiederti fino a che punto può spingersi una persona. In parte ho detto tutti perché siete veramente bravi, però Paola in questo film credo che sia un pochino sopra. Ce l'ha un po' lei il film sulle spalle, mi sembra ovvio. Te lo sei anche scritto, di conseguenza, fino a che Beh, punto insomma, una una sola. persona può arrivare, no? Qual è il limite per poter salvaguardare o riavere un lavoro? No, chiedo scusa, stavamo sorridendo. Amabilmente non ho capito l'ultima parte della. No. Il limite, fino a che punto una donna si può, una persona si può spingere Sì. per riavere proprio. Sì, grazie, chiedo scusa. Ma intanto grazie per essere venuti. Buongiorno a tutti. C'è un riverbero. Dobbiamo fare qualcosa. È dentro di noi questo riverbero. Questo c'è il riverbero uguale, mi sembra. Sì. No, questo suona, c'è il Larsen. La domanda che ci siamo posti con Massimiliano. La domanda che già si era posto Massimiliano quando scrisse il racconto teatrale e che poi ci siamo posti in fase di sceneggiatura, quando si è deciso di farne un film, è proprio questa. Qual è il limite per ognuno di noi? A volte nelle cronache abbiamo letto di persone che hanno compiuto gesti estremi e poi andando a vedere, insomma, se percepito che si trattava di persone, non certo di criminali conclamati, ma di persone comuni. Ecco, la domanda che ci siamo posti è qual è il limite per ognuno di noi, no? Cosa può spingere una persona normale, che vive una vita media, semplice, un'onesta lavoratrice, ad arrivare a trasformarsi in una persona potenzialmente molto pericolosa, perché incontrollabile. Non lo sappiamo in realtà. Quello che accade a Luciana è che gradualmente e poi verso la fine, con una parabola assolutamente discendente, perde, a partire dalla dignità che attiene al lavoro e quindi alla perdita del lavoro, ma perde gli affetti e quindi perde il sostegno emotivo. Che in un momento così difficile per una donna, un momento che dovrebbe essere benedetto, ma insomma invece è un momento difficile nella sua esistenza, visto come la costringono a viverla, perde ogni appiglio con la realtà e dunque compie quel gesto sconsiderato. Sicuramente la perdita degli affetti e del sostegno emotivo è la cosa che fa scattare la sua, questo senso di rivalsa che poi le ha, che comunica a questo pancione, al figlio, no? E, come dire, farsi, la sua filosofia di vita, che è sempre stata quella di farsi pecora, di rendersi invisibile il più possibile per vivere una vita senza infamia e senza lode. Ma serena, a quel punto invece non ce la fa e. Questa usanza, chiamiamola così, insomma, questo connubio tra teatro e cinema sta avvenendo sempre più spesso, lo sa Gassman, per esempio, che sta lavorando, no? Con Papaleo a un film che è stato uno spettacolo, come anche Bentivoglio, no? Con Dobbiamo parlare. Quindi volevo sapere questa cosa, questo connubio fra teatro e cinema anche per lei. E alla Cortellesi invece volevo chiedere, insomma, sono passati 9 anni, questo tema purtroppo è tristemente ancora attuale, no? Questo tema del lavoro. La differenza tra la tua interpretazione a teatro dove eri sola e in questo film dove invece sei in ottima compagnia. Grazie. Allora, credo che quando scrivo uno spettacolo per il teatro, devo dire la verità, non penso mai che diventerà un film. Si fa un lavoro teatrale, poi vediamo quello che succede. Credo anche che ci siano degli ottimi film che sono stati fatti in Italia partendo dal teatro. Io sono stato uno di quei fortunati ad aver visto al teatro Argo di Roma La Stazione.
di Sergio Rubini, che poi è diventato un bellissimo film, forse il primo film di Sergio. E ho avuto anche la possibilità di fare un paio di film, di scrivere un paio di film che provenivano dai miei spettacoli teatrali. Penso a Tutti contro tutti e a Ti ricordi di me di Rolando Ravello, che venivano da due spettacoli teatrali, un monologo che si intitolava Agostino, che avevamo fatto insieme a Ravello e a Mannarino al Teatro Ambra Iovinelli, e Ancora un attimo, che avevamo fatto a teatro proprio con Paola Cortellesi. E io credo che se c'è una storia che funziona può esserci una trasposizione cinematografica, fermo restando che si deve avere il coraggio anche di buttare tutto quello che hai fatto a teatro, oppure salvare poche cose. Sì. Beh, il tema, noi ci affacciavamo a raccontare una cosa che si cominciava a sentire nell'aria nel 2005, alla fine del 2005, poi abbiamo seguito con due stagioni teatrali da 7 mesi l'una, dunque nel 2006-2007. Quello dei lavoratori precari e delle donne lavoratrici con i contratti a termine era un contratto che era un tipo di realtà che si affacciava, adesso è più che mai attuale, no? Ed è il motivo per cui si è deciso di farne un film, perché non solo si voleva prendere un testo a cui eravamo emozionati e che tante soddisfazioni ci aveva dato. Volevamo parlare di qualcosa che riguardasse il presente. Questo è un tema molto attuale, se ne parla poco, fatta eccezione per Papa Bergoglio, che abbiamo viaggiato. Che gli va dato merito di questo. Che ha ricordato questa cosa, cioè è un fatto che le donne siano svantaggiate nel mondo del lavoro, più che mai se incinta, più che mai se lavoratrici a termine, con contratti a termine, si sa, ma non se ne parla, e dunque questa ci sembrava una buona occasione per parlarne. Riguardo al ruolo delle donne in svantaggio, sì, certo lo sono sempre nel mondo del lavoro, lo sono nella vita in generale, nel mondo occidentale in generale, direi. Ne parlano le star di Hollywood che hanno guadagni stratosferici, le star femminili di Hollywood che hanno guadagni stratosferici, ma sempre minori alle star maschili di Hollywood che hanno guadagni stratosferici superiori. Quindi sì, c'è ci sono dei passi indietro, insomma, riguardo alle donne. Non è il caso di questo film, per fortuna, e per questo ringrazio molto Massimiliano, ma quello sempre, proprio nei secoli dei secoli, e questa produzione che ha avuto il coraggio, quindi Federica e Fulvio Lucisano e Rai Cinema insieme, che hanno avuto il coraggio di produrre una storia del genere. Sì, certo, ci sono meno ruoli, questo accade, ci sono meno ruoli femminili, no? Ci sono meno ruoli da protagonista per le donne, e dunque è bene producano, che se ne schivano di altri. Il ruolo degli interpreti non mi va stretto, ho la possibilità, ho avuto il privilegio di poter affiancare degli sceneggiatori molto più bravi e più esperti di me, però in questa storia devo dire ero molto ferrata in materia, perché questo personaggio l'avevo interpretato talmente tante volte che insomma lo conoscevo bene. E non è un ruolo che mi va stretto, quindi non sto preparando il mio film, no, non è in preparazione nessun mio film né da regista, chissà se un giorno, insomma, mi piace, sto continuando a lavorare come sceneggiatrice, mi piacerebbe crescere in questo mestiere e diversificare il lavoro, così come faccio seguendo, come dire, vari registri interpretativi, mi piacerebbe farlo anche nei vari specifici di questo mestiere.